parità di genere è uno dei tre assi strategici del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Lo è perché è strategico oggi investire in parità di genere, nell'empowerment delle donne, per permettere alla nostra società di dare pieno compimento alla propria scelta democratica e per valorizzare anche da un punto di vista lavorativo, economico e di innovazione tecnologica, digitale, sociale, le infrastrutture educative, proprio quegli obiettivi che sono prioritari nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Lo facciamo investendo in lavoro femminile, penso all'imprenditoria femminile, alla certificazione per la parità di genere, all'introduzione di clausole di condizionalità e premialità per promuovere la parità di genere in tutti gli appalti pubblici e privati che ci saranno. Penso a percorsi innovativi da un punto di vista educativo, sia per il reskilling delle competenze di chi è già nel mondo del lavoro che per le giovani generazioni a partire dalla scuola dell'infanzia, e complessivamente ad una valutazione del piano che vedrà la parità di genere come uno degli indici di certificazione dell'efficacia dello stesso. Il nostro governo ha appena varato il nuovo piano di contrasto alla violenza maschile contro le donne, e la grande novità è che abbiamo scelto di renderlo strutturale. Strutturale un piano nazionale di contrasto alla violenza maschile contro le donne significa interazione tra tutti gli organismi che sono competenti, sia a livello territoriale che a livello nazionale, significa monitoraggio costante delle azioni fattive e della concretezza poi di un conseguente piano operativo, con l'introduzione di un osservatorio nazionale a questo destinato presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, e significa rendere stabili e strutturali le risorse per poter sostenere queste azioni sia a livello locale, regionale e il sostegno alla rete dei centri antiviolenza, che per quelle azioni di sistema a livello nazionale. La violenza contro le donne e la disparità di genere sono profondamente collegate, è un fatto culturale, una subcultura, mi permetto di dire, di prevaricazione e di discriminazione. Quindi è necessario dare pieno compimento alla valorizzazione dell'esperienza e del protagonismo femminile nella nostra società, eradicando tutte quelle forme di violazione della dignità delle donne e creando le precondizioni per poter davvero eradicare la violenza maschile contro le donne.